Buonasera, benvenuti. Ringrazio la libreria Mondadori. È davvero piacevole. Oggi pomeriggio ho l'opportunità di conversare con Massimo Carlotto, che saluto. Ciao Massimo. Ciao, Salvo. E di parlare del suo ultimo libro, eccolo qua, Massimo Carlotto e Verrà un altro inverno, edizioni Rizzoli, nella collana Nero Rizzoli, questa bella collana, questa nuova collana di Rizzoli, nuova, insomma, c'ha già qualche annetto, pochi anni, ma ha pubblicato davvero tanti, tanti titoli molto interessanti e non poteva mancare quando sì, una casa editrice importante come Rizzoli vuole fare una collana che si chiama Nero, ebbene non poteva mancare il maestro del Nero italiano, che è Massimo Carlotto. E beh, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Allora, dicevo questo a Massimo e mi fa piacere dirlo a tutti voi. Mi capita spesso di presentare libri e tante volte questa è un'opportunità per leggere qualche bel libro. Però onestamente, ecco, non mi era mai capitato di avere il piacere di presentare un libro di un lettore, di un autore di cui io sono un lettore fedelissimo, perché io seguo Massimo da, non dico da tanti anni perché siamo giovani, Massimo, tu sei un ragazzo come me, insomma, siamo ragazzini, dai, però diciamo da un po' di te, diciamo da un po' di libri, eh? E quindi siccome amo moltissimo i libri di Massimo, per me è stato un grandissimo piacere quando dalla libreria Mondadori mi hanno chiesto la disponibilità a presentare il suo nuovo romanzo. Mi ci sono tuffato e come sempre, insomma, come quasi sempre, perché insomma ci sono rari, c'è ne ricordo una eccezione, quel bel libro che hai fatto a quattro mani, che era ambientato in Sardegna, quello delle frodi alimentari. Mi fido di te. Mi fido di te, ecco, bravissimo. Gran romanzo. Però dico, a parte quell'eccezione, che è l'unica che ricordo, poi probabilmente ce ne saranno altre in questo momento, mi sfuggono. È chiaro che quando si apre un romanzo, si aprono le pagine di un romanzo di Massimo Carlotto, si entra in un mondo che è quello che è il Nord-Est. Il Nord-Est è Massimo Carlotto, per chi ha la passione della lettura, è praticamente un sinonimo. Questo romanzo ovviamente non fa eccezione, perché ci porta in quella società di questo Nord-Est benestante, ricco, ma anche una brace in cui, insomma, covano sotto la cenere tutti questi mondi, tutti questi peccati, tutti questi misteri, tutti questi segreti di una società in cui, come quasi sempre accade nei noir di Massimo Carlotto, diciamo che nessuno è innocente. E in questo romanzo, questa regola del nessuno innocente forse è portato quasi alle estreme conseguenze, perché quasi mai era stato così forte in una storia, in una tua storia, questo concetto, perché veramente ci imbattiamo in una panoramica di personaggi che, come sempre, tu tratteggi con grande maestria, Massimo, ciascuno dei quali nasconde la propria piccola dose di miseria umana. Una miseria umana che però si inserisce, si incastona, insomma, come una specie di perfetto puzzle in questa società valligiana di questa valle, dove alla fine le regole sono sempre quelle, le regole rispettano un padrone che c'è sempre, che il padrone è sempre il dio denaro, che però non è soltanto denaro, ma è anche posizione sociale, convenzioni sociali, ruoli molto ben definiti all'interno della società, quasi bloccati, in cui però qualcuno cerca, sgomitando, di farsi strada e di riscrivere in qualche modo il proprio destino, segnato dalle convenzioni sociali. Solo che spesso questo accade, come in altri romanzi di Massimo, scegliendo strade impervie, scegliendo la strada del crimine, scegliendo la strada dell'illegalità. E tutto questo porta sempre con sé un prezzo che poi alla fine
qualcuno paga. Cosa posso dirvi di questo romanzo prima di ascoltare Massimo? Io vi dirò veramente nulla perché non mi piace sentire raccontare i romanzi e quindi non vi farò raccontare molto da Massimo perché i romanzi si leggono e quando mi capita di andare alle mie presentazioni e il presentatore di turno comincia a raccontare il mio romanzo, io soffro terribilmente perché spero sempre che la faccia finita al più presto e non vi tolga il piacere alla lettura. Vi dirò soltanto poche cose, diciamo, di quelle che trovate alla fine nel risvolto della prima di copertina. Questa è la storia di questa coppia, comincia con questa coppia, Bruno Manera e Federica Pesenti, sono una coppia forse un po' male assortita, lui è più grande di lei ed è un uomo molto ricco, molto affermato, che è un uomo di successo che sposa questa rampolla di questa famiglia di possidenti, insomma di notabili di questo paese valligiano nel nord-est. Va a vivere in questa realtà, dove però non riuscirà mai bene, diciamo, a incastrarsi nei meccanismi, tanto che gli succederanno una serie di cose, sarà vittima di una serie di intimidazioni e da questo prenderà piede tutta una storia corale che coinvolgerà una serie di personaggi. E allora, anzitutto, Massimo, nei tuoi romanzi è chiaro che poi, come è giusto che accada, emerge sempre una figura di protagonista. E anche in questo romanzo una figura che primeggia rispetto alle altre c'è. Però io ho notato che questo è uno dei tuoi romanzi più corali, in cui è più distribuito, diciamo, il ruolo dei vari protagonisti. Come è nata questa cosa? Come è nata questa storia senza una figura dominante all'interno della stessa? Allora, innanzitutto grazie per questa bella presentazione. Allora, io ho scelto un romanzo corale, circolare, perché lo imponeva la storia. La vicenda, esiste una vicenda Manera, non si chiama esattamente così, da cui ho preso spunto, proprio in una valle, in un non ben definito nord. È successo qualcosa che assomiglia al caso Manera, che adesso non andiamo a spiegare nei dettagli. E sai bene anche tu, quando incontri una storia, poi la storia ha bisogno di tempo di maturare, e quando matura, no, a un certo punto decidi di scriverla. È arrivato il momento giusto di scriverla. E quando è arrivato il momento giusto di scriverla, e verrà un altro inverno, avevo già ben chiari i personaggi. E a me servivano tanti personaggi. Mi serviva un gruppo di personaggi forti, principali, che raccontano la storia, ma che non hanno un corpo completo senza una serie di personaggi di contorno. Ti faccio un esempio: Federica Pesenti, senza le amiche, non è completa da un punto di vista descrittivo. Le amiche, anche se appaiono poche, sono fondamentali. Quindi è un romanzo con molti attori, perché gli attori in realtà sono necessari. Noi per troppo tempo nel romanzo poliziesco, nel noir, abbiamo concentrato l'attenzione su alcune figure, storicamente, no? La vittima, il carnefice, gli investigatori. Ma oggi viviamo in una società così complessa che focalizzare su queste tre figure il racconto ci impedisce a volte di immaginare e raccontare la complessità. Nel noir il crimine è una scusa per raccontare tutto quello che ci sta intorno e quindi è importante raccontare nei minimi dettagli proprio il tipo di società. E la società è. Io ho preso spunto da questa storia perché mi permetteva di raccontare una società che nel nostro nord è ben presente, cioè quelle zone di campagna, quelle valli di semimontagna o di montagna, che un tempo erano dedicate all'agricoltura e oggi invece sono dei distretti industriali. Distretti industriali all'avanguardia, in grado di competere a livello mondiale,
ma dal punto di vista sociale ferme agli anni 60. Perché non è vero che il Nord è così progredito. Questo è un paese che va a diverse velocità e per cui abbiamo dove, nelle situazioni in cui le campagne un tempo erano in mano ai maggiorenti, e oggi quei maggiorenti, cioè le grandi famiglie, pensa al ruolo che hanno le grandi famiglie in questo paese, soprattutto al Nord. Certo. Le grandi famiglie diventano capitani d'industria, i giochi, voglio dire, di scalata sociale all'interno di questi, per noi microcosmi, ma che in realtà non lo sono dal punto di vista del fatturato, no? Sono interessanti perché le dinamiche di classe, se si può usare ancora questo termine in Italia, sono ferme agli anni 60. E sono tra l'altro molto interessanti queste dinamiche perché si sovrappongono due piani. Quello appunto di universi in qualche modo antichi, arretrati da un punto di vista delle convenzioni sociali, dei ruoli, delle dinamiche, dei rapporti, e dall'altra l'illusione invece di una modernità che invece è legata al benessere, al mondo della produzione, eccetera, eccetera. Questi due mondi si incastrano in un modo molto particolare e questa è, diciamo, un po' il racconto di quella società del Nord-Est che, come in un puzzle, si compone in tutti i tuoi libri. Ma io dico sempre che il grande merito del giallo italiano e poi del noir è stato a un certo punto quello di avere ricominciato a raccontare le città. Credo che sia stata questa la chiave del successo del genere giallo italiano, che fino a 25 anni fa il giallo italiano era una cosa che scrivevano quattro aficionados e lo leggevano 10 aficionados. Poi c'è stata un'esplosione di successo. Credo che una delle chiavi sia stata quella di aver raccontato le città italiane. Tu sei riuscito nella tua opera a fare questo lavoro bellissimo di raccontare la provincia. Di raccontare questa provincia che, credimi, agli occhi soprattutto di, noi ci stiamo sentendo alla libreria di Palermo, agli occhi dei meridionali è difficile da comprendere, perché molto spesso nel meridione, nel mezzogiorno d'Italia, la provincia è una realtà, tranne qualche eccezione, come in Sicilia ci può essere Marsala o poco altro, è una realtà spesso economicamente più arretrata, laddove invece nel nord si creano queste sacche di benessere che però si scontrano con quei codici di cui parlavamo prima. Quanto c'è della tua esperienza personale in queste, ovviamente tu hai detto tu stesso che c'è una storia vera che ti ha ispirato e poi ovviamente c'è tutta la tua fantasia, ma nell'immergerti in queste dinamiche quanto c'è della tua esperienza personale? C'è l'esperienza di una persona che ama follemente questo territorio e cerca di raccontare i lati peggiori, no? Con un grande e innato senso dell'ottimismo. E la situazione qui è veramente tragica e il fatto di approfondire tutte queste dinamiche è fondamentale per poter anche immaginare un futuro diverso, un futuro di cambiamento. Noi dal punto di vista ambientale siamo ai minimi termini, dal punto di vista dello sfruttamento siamo ai minimi termini. È una zona ricchissima ma anche poverissima allo stesso tempo. È una zona molto corrotta, ma allo stesso tempo è la zona con il maggior numero di associazioni di volontariato. Cioè il bene e il male sono due cose visibili. No? Sono assolutamente d'accordo. Io oggi pensavo a questo guardando il TG3, telegiornale regionale, no? In cui si alternavano storie di grande bene a storie di grande male, no? E voglio dire, perché noi siamo zona di riciclaggio per eccellenza, per cui ogni giorno scoprono cosche, eccetera. Questione di riciclaggio per noi è una cosa che abbiamo offerto su un piatto d'argento, perché questa sia la famosa locomotiva del Nord-Est, si è trasformata fin da subito in un
piatto appetitoso per le culture criminali e mafiose per riciclare denaro. Sembra fatta apposta. Economia legale, economia illegale si sono fuse, no? In un unico sistema. Però esiste anche questa zona, questo territorio forte dal punto di vista etico, che però lavora in altre direzioni, insomma, ben lontano dal potere economico. E soprattutto ci sono sempre le grandi famiglie, no? Tu pensa alle grandi famiglie del Veneto, no? Che importanza hanno oggi a livello nazionale e internazionale. Voglio dire, adesso no, mi stavo citando. Stai facendo qualche nome. No, facendo qualche nome, ma lo edito accuratamente. Sì. Tra l'altro la famiglia, con tutto quello che la famiglia porta con sé, diventa poi protagonista centrale di queste dinamiche. In questa storia, per esempio, tu racconti di questa famiglia Pesenti, ed è, come dire, questa presenza ingombrante che aleggia in continuazione anche nelle conversazioni fra gli ultimi del paese, anche nelle considerazioni di quel sottoproletariato, si direbbe un tempo. C'è sempre questo spettro della famiglia Pesenti, che non si muove foglia, che non voglia la famiglia. Cioè, è ancora fortissimamente sentito questo potere dei maggiorenti. Tra l'altro è la frase che hanno scelto, nella quarta di copertina, ho visto, questa la leggo. Alla fine, qui in valle siamo sempre noi maggiorenti, le famiglie con il nome a caratteri cubitali sui tetti delle aziende, a trovare le soluzioni giuste per superare i momenti difficili. Voi siete solo capaci di approfittare, di chiedere e di lamentarvi. È un po' questo lo spirito, no? Sì, perché all'interno di questo tipo di società non c'è un conflitto tra le classi. Perché le classi sotto i maggiorenti vogliono solo entrare nelle grazie dei maggiorenti, non aspettano altro dalla vita. Per cui non c'è mai conflitto, c'è sempre ricomposizione, no? Perché? Perché c'è un controllo sociale ferreo. Sono paesi dove il pettegolezzo è una forma di controllo sociale che anche il maresciallo dei carabinieri usa abilmente, perché è necessario, perché significa che se esci dal seminato ti comporti in modo strano, eccentrico, e diventi oggetto di pettegolezzo, vieni messo all'indice, vieni messo da parte del paese. Questo non è possibile, perché è tutto centrale intorno a questa comunità che si muove, si comporta secondo delle leggi non scritte, che da una parte arrivano dal mondo contadino, no? Per esempio, verrà un altro inverno, no? Oppure sì. Quando una protagonista dice quando arriva la faina bisogna difendere il pollaio, sì. Sono cose della cultura contadina, no? Con gli stessi marron glacé, ma voglio dire, non fanno i conti con la modernità, e la modernità è che i maggiorenti sono in grado di gestirsi all'interno di una progressione, voglio dire, nel tempo, che è molto più veloce delle persone che stanno sotto. E poi c'è l'illusione. E in questo contesto immutabile poi c'è l'illusione, ecco, di uno dei nostri protagonisti, che dopo una serie, una concatenazione di eventi che chi leggerà il libro scoprirà, dice: dobbiamo risolverla fra noi paesani, dobbiamo risolverla fra noi paesani. L'argomento funziona, perché il paesano si fa convincere, ma cosa significa risolverla fra noi paesani? Risolverla alla fine secondo quelle regole a cui tu facevi riferimento, no? Non c'è altra possibilità, perché è un mondo immutabile, per questo e verrà un altro inverno, perché dopo ne verrà un altro e sarà perfettamente uguale, non cambia assolutamente nulla. Ma questo porta anche il territorio a non essere inclusivo, perché non può includere nessuno, chiunque arriva è comunque sempre uno straniero. Perché non fa parte di quel mondo, non è nato lì, non si comporta secondo quei canoni, quei modelli. Lo stesso maresciallo Piscopo vive lì da 30 anni,
Però è sempre il Terrone. Rimane sempre Terrone. Però. È sempre il Terrone. Sì. Quindi è, non, è, non è inclusivo, ma non è solo non inclusivo. Tende a espellere, come è stato per il nostro protagonista, per Manera, tende proprio a, a cacciar via, ad allontanare questo, questo mondo. E questo credo che sia anche una cosa che forse ci spiega anche come probabilmente può aiutare anche a spiegare perché un certo tipo di propaganda politica prenda, faccia molto presa, per esempio, in queste zone del paese, no? Perché si, si sposa molto bene con questo, con questa attitudine. È la base culturale. È la base, se tu non sei inclusivo come base culturale, no? Anche lo straniero ti fa paura, no? Basta vedere, questo secondo me è una cosa che ci siamo dimenticati, l'importanza che certe forze politiche xenofobe su questo territorio, l'atteggiamento che hanno avuto nei confronti dell'emigrazione interna, certo, cioè di quelli, no, dei meridionali che sono venuti a farsi sfruttare nelle terre venete, nelle terre lombarde, sì, no? Come sono stati per anni, questa è una cosa che culturalmente, no? È molto più facile che tu trovi un leghista, no? Che accetta i migranti che arrivano dall'altra parte del Mediterraneo piuttosto che i meridionali, perché fa parte di una, di quella cultura non inclusiva che sta rendendo ignorante nel, nel peggior termine possibile, voglio dire, il, questo territorio. C'è una, ormai una discrepanza fra nord e sud sulla questione dello studio, no? Della scuola, dell'istruzione, dell'università, sì. Sì. E sarebbe una cosa di cui discutere seriamente. Anche perché nei, nei, nelle terre delle fabbriche lo studio a un certo punto è stato visto come un orpello inutile, una perdita di tempo sostanzialmente, eh? È possibile. Laddove dove le fabbriche non c'erano e la ricchezza non si produceva, lo studio poi alla fine finiva per diventare un posteggio, un parcheggio per chi non aveva altra alternativa. Cioè, so, sono due modelli, tutti e due abbastanza infelici, se vogliamo. Sì, e qui l'eredità di questo modello ci ha lasciato 91.000 capannoni vuoti. 91.000, io avrei detto. Cioè, sono già archeologia industriale. Perché questi sono andati a quello che... Perché sono andati tutti in Romania, no? Dove sono andati? Questo lo l'hai raccontato in più di un romanzo, di questa fuga verso la Romania e non solo, insomma, l'Europa dell'Est, diciamo. Senti, in questo romanzo, vabbè, lo fai tante volte, però in questo romanzo mi sono piaciuti alcuni personaggi femminili, la, la profondità di alcuni personaggi femminili, personaggi tra virgolette minori della storia, cioè non, non proprio i protagonisti, però insomma ci sono persone, per, penso per esempio alla moglie di uno dei due cugini. Noi all'inizio del romanzo conosciamo due cugini, questo ve lo dico perché le primissime pagine sono i primi personaggi che incontriamo. Questi cugini, insomma, che sono dei, mi verrebbe a dire dei balordi, insomma, così, delle persone che non sono esattamente dei balordi, sono persone che però appartengono a una fascia sociale più bassa e che almeno per certi versi si fanno tentare da, da, da comode scorciatoie, hanno a loro volta, sono, sono sposati, ecco, c'è una delle due mogli che è un gran bel personaggio, secondo me, e ho riconosciuto in lei alcuni, alcune caratteristiche delle tue donne, delle donne delle, delle tue storie. Quanto ti piace scrivere delle donne? Molto, perché credo che sia una delle cose più interessanti oggi scrivere le donne. E poi le donne di questi territori sono donne estremamente, che hanno un grande senso pratico necessario, perché hanno a, a che fare con uomini disastrosi. Questa, questa del romanzo è una storia di uomini mediocri e di donne che cercano di salvare la situazione, le famiglie, no? Ma anche di sistemare la propria felicità. Cioè, penso per esempio alla relazione fra Jacopo Pesenti e sua figlia Federica, no? Quanto poco interessi al padre la felicità della figlia. E, la felicità, e lei, pur di sfuggire a questo gioco, commette anche delle, delle enormi fesserie. Cioè, le donne cercano, sono le uniche in questo romanzo che hanno un minimo di senso del futuro, cosa che corrisponde alla realtà.
Sì, è vero. Le donne come custodi del futuro di fronte a questo fallimento maschile, perché poi ci sono delle scene, c'è una deliziosa scena di un maschio che a un certo punto scoppia a piangere di fronte a una donna che lo guarda con compatimento, non perché il pianto dell'uomo non possa essere uno dei... Il pianto maschile può avere in sé anche delle cose nobilissime, bellissime e che possono smuovere nell'animo di una donna i sentimenti più belli, però quello è proprio il pianto dell'incapace, dell'uomo che non si sa rapportare davanti alle sue responsabilità. Questo è un topos, diciamo, umano che nel noir funziona sempre, no? Non si sa rapportare la realtà e sceglie le strade peggiori, poi, no? E anche quello del... Ma per Senti, fortuna. ti volevo chiedere un'altra cosa, questo così da una curiosità da lettore e anche un po' da scrittore. Tu, nella tua vasta e felice produzione letteraria, hai alternato romanzi seriali con personaggi seriali a romanzi invece slegati dalla serialità, eccetera. Quali ti piacciono di più? Quale ti piace di più scrivere di queste due categorie? Guarda, il problema è che io non lavoro sui personaggi, non ho mai lavorato sui personaggi. Per me i personaggi sono funzionali alla storia, per cui se ho una storia che si adatta bene all'alligatore, allora scrivo dell'alligatore, se no scrivo di altri come in questo caso. E questo mi ha creato sempre un sacco di problemi con i lettori. Perché, per esempio, per 7 anni ho lasciato in panchina l'alligatore. E anche adesso sto cominciando a dire che per qualche anno l'alligatore non uscirà, già scatenando le ire di molti lettori, perché se io trovo una storia, io voglio raccontare quella. Per cui se non voglio trovarmi nella situazione come autore di sentirmi incastrato dai personaggi, per cui di riproporli ogni volta. Io non ci riesco, ci sono autori che sono bravissimi in questi, no? A curare la serialità. Io ho fatto litigi grossi con i lettori, nel senso che io lo racconto sempre, ma nella libreria Minerva di Trieste, un giorno stavo presentando un libro pubblicato da Einaudi, si è alzato un signore che mi ha interrotto, mi ha puntato l'indice e mi ha detto: tu non puoi scrivere quello che vuoi, no? Perché ha detto: se cominci da te. Se cominci una serie, no? Dopodiché hai un patto con noi. E ha ragione, ha perfettamente ragione, perfettamente ragione. Io infatti dopo, per fortuna, avevo ben due storie che si adattavano all'alligatore e allora sono usciti due romanzi di fila all'alligatore. Ma poi ho scritto altro, e io sono così. La serialità bisogna tenerla a bada, secondo me. Non so cosa ne pensi tu, ma io mi piace l'idea di tenerla a bada, perché non puoi scrivere tutti gli anni romanzi con gli stessi Ti personaggi. capisco Io perfettamente almeno e ti non sono sono d'accordo. capace. E sono molto d'accordo con te e ho sempre ammirato appunto questa tua libertà nel non restare prigioniero del tuo riuscitissimo personaggio, perché poi l'alligatore con tutto il suo mondo, i suoi comprimari, sono una serie così ben riuscita che insomma sarebbe stato comodo sfornare un alligatore all'anno e buonanotte. Però io, ecco, avendo anch'io dei personaggi seriali, ma avendo anch'io cercato di pubblicare anche altre storie, comprendo perfettamente ciò che dici e ai lettori con cui capita poi di litigare, dici bene perché poi loro si affezionano e vorrebbero sempre quello, però credo che sia giusto anche spiegare che è nell'interesse del nostro personaggio seriale che le cose vadano così, perché se no poi alla lunga, se si può dire, comincia a starci un po' sulle palle il personaggio seriale e la qualità di quello che scriviamo non diventa più la stessa, no? Ne convieni che poi insomma non faremmo un buon servizio ai nostri personaggi seriali se li scrivessimo controvoglia. Non solo, ma c'è il problema anche dei lettori che, come dicevi, ricordavi prima, si affezionano ai personaggi seriali. E come ben sai, con i seriali tu non puoi sbagliare mai. Tu non puoi
Beh, come autore, io per esempio ho commesso l'errore da maschietto di far rifidanzare l'alligatore con la sua vecchia fidanzata, con Virna. È successo il finimondo. Cioè, mail che ho scritto, non è la donna adatta per lui, bisogna che la elimini, la fai morire, basterebbe un incidente, no? Dopodiché io sono uscito con un graphic novel sull'alligatore e non c'era questo personaggio. Mi sono arrivate subito le mail, non fare il furbo, devi risolvere il problema di vita. Sono sicuro che sono cose che succedono anche a te. Cioè, sì, la relazione tra i personaggi seriali e i lettori a volte è veramente complessa, no? Perché i lettori hanno il loro mondo. Io, tra l'altro, non ho mai voluto descrivere l'alligatore, perché ognuno se l'immagina come vuole. Adesso molti se lo immaginano con la faccia di Martari, perché con il suo volto, perché capita come Montalbano, insomma, Montalbano e Zingaretti, no? Che poi, no, anche se la descrizione del primo Montalbano era, non c'entra nulla, sì. Il Montalbano di Camilleri è un altro, sì, è quello. Per cui ognuno, insomma, ogni scrittore fa le sue scelte in merito a questo. Però tu te li immagini quando scrivi, te li immagini. Cioè, per te l'alligatore una faccia ce l'ha. Certo. Ma non l'ho mai descritto. Non l'hai mai descritto, ma non è... Senti, com'è questa serie? Che effetto fa? Che effetto fa vedere poi le proprie storie? Vabbè, che insomma su a Reto Libero hanno tratto anche film, eccetera. Che effetto fa vedere le proprie storie poi che passano un po' da un'altra mano e magari vengono un po' anche cambiate? Un po'... Com'è? Vengono giustamente tradite. E questo è bello. Sì, secondo me proprio questo. Il passaggio dal romanzo, dove l'autore scrive per far immaginare, a un prodotto diverso, con un altro linguaggio, puntato al far vedere, che viene gestito da molte, voglio dire, sensibilità narrative, sensibilità artistiche, deve esserci necessariamente un tradimento. Ed è questo tradimento che fonda la differenza, ma fonda anche la bellezza. Io ho sempre il terrore, quando guardo un film o una fiction tratta da un romanzo, di ritrovarmi il romanzo, no? Uh-huh. Io voglio ritrovare l'ambiente, voglio ritrovare la storia, ma voglio trovare anche un'altra ricchezza. La differenza delle due ricchezze, secondo me, è importante. Eh sì. Perché se no non funziona. Su questo c'è un grande dibattito, io la penso così, molti altri invece si arrabbiano se vedono una cosa diversa. Insomma, è un mondo complesso e difficile. È un mondo complesso, diciamo che trovare un onesto compromesso, diciamo, forse è la migliore cosa. Magari non stravolgere, però reinterpretare, altrimenti non c'è bisogno di fare il film. Facciamo l'audiolibro, che sono belli gli audiolibri. Ti piacciono gli audiolibri? Ne hai ascoltati mai? Sì, sì, ne ho anche registrato uno, la signora del martedì alla mia voce, sì. Ah, bene, bene. Devo dire che sono belli gli audiolibri, è vero, è una bella... No, io personalmente preferisco leggere, però è stata una bella esperienza ascoltare un audiolibro. Che effetto ti ha fatto quando hai ascoltato per la prima volta un tuo libro raccontato? È un'emozione, insomma. Poi li ascolto sempre in viaggio e quindi... che mi accompagna durante il viaggio. Senti, tu oltre a essere uno scrittore, insomma, hai lavorato, lavori nell'editoria, insomma, hai avuto anche il merito di scoprire degli scrittori, di incoraggiare dei giovani scrittori. Ti faccio questa domanda un po' stupida, però insomma, concedimela. Che consigli daresti ai giovani scrittori, agli aspiranti scrittori? Ma il primo consiglio lo darei agli scrittori in generale, no? È condividete il sapere. Condividete il sapere. Perché in Italia c'è un fiorire di scuole di narrativa, scuole di scrittura, è tutto vero, ma il fatto di aprire la propria bottega di scrittore a qualcuno che si vuole affacciare, secondo me, è molto importante, perché si va oltre
la schematicità necessaria della scuola di scrittura, si va oltre, no? E questa condivisione del sapere è estremamente importante. Quindi il consiglio che do a chi si avvicina alla scrittura: trovate un autore che vi apra la bottega, questo è più importante, ma soprattutto arrivate alla scrittura da lettori ossessionati, non da grandi lettori. Di più, la letteratura deve essere la vostra ossessione, cioè che non potete fare a meno di leggere ogni piezo spinto della vostra giornata, perché questo è il passaggio necessario alla scrittura. Invece, sappiamo come pensare, leggiamo con noi scrittori, leggiamo continuamente manoscritti e tu ti chiedi, ma cosa ha letto nella vita? Un libro ha mai letto nella vita? Così. Perché questo è un paese di tanti scrittori e di pochi lettori, e purtroppo è così. Però se non si legge è impossibile scrivere, questo è il primo consiglio. Mi piace quello che dici sull'aprire la bottega, perché insomma questo è... Questa è una cosa da grandi, perché i grandi non hanno paura di aprire la propria bottega e di trasmettere i ferri del mestiere, perché è un gesto di generosità importante. E alle volte, veramente, io credo che per chi si approccia alla scrittura, all'inizio ci siano dei consigli veramente basilari che possono cambiargli completamente il suo atteggiamento verso la scrittura. Io, per esempio, ogni volta che qualcuno mi chiede, io la cosa che dico a tutti sempre, non so che pensi tu, non cominciare a scrivere se non sai che cosa vuoi scrivere, che mi sembra la prima regola. La prima regola è lo scrittore. Quando devi scrivere qualcosa, prima devi avere molto ben chiaro di che cosa devi scrivere, che cosa stai per scrivere, che cosa accadrà in quello che scriverai, altrimenti ti perderai per primo tu, figuriamoci il lettore. Ne convieni che questo è un buon consiglio. Sì, estremamente. Voglio anche dire che a me è successo. Se io non avessi incontrato Grazia Cherchi, che era l'editor di Feltrinelli, scopriva nuovi talenti, era una critica scrittrice, ma anche e soprattutto critica letteraria. Se io non avessi incontrato lei, che ha letto, ha avuto la pazienza di leggere il mio primo manoscritto, Il Fuggiasco, si è offerta di fare l'editing, che come ben sai è una roba, migliore l'editing e migliore romanzo, certo. Ma soprattutto mi ha invitato a Milano e mi ha detto quali erano i miei difetti, quali erano i miei pregi nella scrittura, su che cosa dovevo fare. Se io non avessi trovato una persona così disponibile a condividere il suo sapere, io non sarei stato in grado di fare quelle necessarie maturazioni nella professione che mi hanno portato a scrivere, cioè a trasformare la scrittura in una professione. Senti, da lettore, ecco, approfitto che mi sembra così, come quando te l'ho detto all'inizio scherzando, mi sento tipo una groupie che parla con la rockstar, avendo letto tanti tuoi libri, mi tolgo qualche sfizio di curiosità. Da lettore, chi sono i nuaristi che ti piacciono, i giallisti, chiamiamoli come vogliamo, dai, basta etichette, insomma, gli scrittori che scrivono questo tipo di storie che ti piacciono di più? Guarda, io innanzitutto sono un lettore onnivoro, e sono una vittima dei librai. Nel senso, se un libraio mi consiglia un libro, che tanti sia un libraio, io non riesco, cioè lo leggo. Cioè, per cui questo mi capita, perché quando per esempio vado nelle librerie a presentare, ogni tanto cerco di evitare, ma poi ci casco sempre, di parlare di libri con librai, perché so che mi consiglierà. E quindi sono diventato, ma lo sono sempre stato, un lettore onnivoro. Il giallo lo frequento ovviamente da un punto di vista professionale. Alcuni autori mi piacciono molto e mi piacciono gli italiani. Chi ti piace? Gli italiani, tutti, mi piacciono tremendamente tutti. Sai perché? Perché è un punto di vista sul paese che mi sorprende continuamente. Sono in grado di continuare a sorprendermi. E questo è un valore enorme che noi ci riconosciamo poco. Bravo. Fra noi due possiamo dircele. Sì, sì.
perché se lo dici all'esterno ti fulminano, ma se lo so io e possiamo. Sono d'accordo con te. Sai qual è stato per me? Io da ragazzo, ero un grande lettore di gialli anglosassoni, ricordo io la folgorazione quando avevo 18 anni, forse 17 anni, e ho letto la prima volta che ho letto un libro di un italiano, che era, sono stato fortunato perché ho beccato il top, che è Giorgio Scervanenko, e ho letto I ragazzi del massacro, Giorgio Scervanenko. E beh, quello mi ha cambiato completamente l'approccio, perché ho detto, ma qua possiamo raccontare, cioè qua si può raccontare l'Italia, cioè si può raccontare la vita, le città, la gente, le dinamiche, e facendo un giallo, facendo un noir. È stata una rivoluzione. Da allora io cominciai a diventare molto, come te, vorace di lettori, di scrittori italiani di genere, anche se all'epoca erano pochi. E sono tanti bravissimi, è vero, veramente tanti, tanti, tanti bravissimi. E poi tanti le hai fatti pubblicare tu, perché tu, per esempio, con EO hai fatto pubblicare anche degli esordienti bravi, ricordo, ne potrei citare diversi, no? Perché noi abbiamo bisogno di esordienti, ne abbiamo bisogno, perché c'è un problema generazionale. Ogni generazione guarda il mondo con uno sguardo diverso e noi dobbiamo fare in modo che i giovani ci raccontino il loro punto di vista, no? Se no si crea proprio la differenza generazionale, che non va bene. Poi l'Italia diventa veramente un paese per vecchi anche dal punto di vista letterario, sì. E questo non possiamo sopportarlo. Ricordo per esempio, se non ricordo male, già sì, tu lavoravi all'epoca lì, Valentina Gebbia, mia concittadina, era una collana che tu eravi tu. E quindi mi hai un lo po' ricordo. E mi hai un po' sulla coscienza come scrittore, perché io quando ho letto il romanzo di Valentina Gebbia, avevo il mio romanzo nel cassetto qualche anno e non volevo neanche farlo leggere a nessuno, poi ho letto il romanzo di Valentina Gebbia e ho detto, ma sai che il mio romanzo, allora, perché riconobbi un po' qualcosa del mio stile? Ma chissà che magari qualcuno non lo pubblica davvero. Ci ho provato e l'hanno pubblicato, quindi mi hai anche un po' sulla coscienza. No, beh, sono contento, magari avere sulla coscienza. Senti, allora, dicevamo, ti ho chiesto delle donne, ti ho chiesto del nord-est, ti devo chiedere un'altra cosa. Quando scrivi la cattiveria, tu sei più bravo a scrivere della cattiveria delle persone. Guarda, io, mia moglie, che è la mia lettrice più esigente, mi rimprovera ogni tanto perché dice tu devi metterci più cattiveria. Allora io vorrei rubartela tutta, perché come la racconti tu la cattiveria? Nessuno. Ma quando racconti la cattiveria, ma non ti viene un po' paura? Non ti turba? Non sei turbato tu stesso quando la racconti? Penso, sto pensando al protagonista di Arrivederci Amore Ciao, ma potrei pensare all'oscura immensità della morte, insomma. Non ti toglie un po' il sonno quando crei questi personaggi? Guarda, i personaggi sono complessi dal punto di vista psicologico nella relazione con l'autore, no? Mm-hmm. Credo che capiti anche a te che quando scrivi un certo tipo di romanzo, un certo tipo di personaggi, alla fine vivi alcune relazioni con i personaggi con disagio. Perché? Perché sei stato costretto a essere realista. No? Essere allora, sincero, e essere sincero anche. Essere sincero, essere realista, e soprattutto la questione che noi dobbiamo avere sempre in mente è che dobbiamo avere coraggio. Se scrivi devi avere coraggio. Mm-hmm. Il coraggio è il primo elemento degli autori. Sì. Non solo perché metti la tua opera a disposizione di sconosciuti che la giudicano, ma sul fatto che hai un obbligo verso il lettore di essere il più sincero, il più diretto, il più realista possibile, perché parli di noi, no? E quindi questo deve essere immediatamente riconoscibile. E allora la cattiveria, come tutto il resto, è assolutamente. Deve essere distillato proprio in una grande ricerca stilistica, ma anche interiore, no? Nel senso che bisogna, quando non so come lavori tu, sono curioso su questo, ma quando io inizio un romanzo, i personaggi li ho già scritti.
Li ho già scritti, sono dentro quaderni, no? Su cui ho scritto tutto. Anche se un personaggio appare per mezza pagina, io devo sapere cosa mangia, cosa vota, come si veste. Perché sì, anche a me piace se no, fare così. Passi sul piano dei sentimenti, fai difficoltà a distillarli in modo esatto, no? Se non lo conosci a fondo. Quindi certe volte ti tocca diventare amico anche di bruttissime persone, esatto, con cui non berresti nemmeno un caffè. Figuriamoci uno spritz. Ma guarda, questo lo faccio anch'io, cioè io quando comincio a pensare al romanzo e ai personaggi, di ogni personaggio mi scrivo una scheda e mi scrivo tutto quello che posso sapere di quella persona, anche se poi magari anche se poi non le metto nella storia, cioè anche se poi quel dettaglio non finisce nel romanzo, però io devo sapere quella persona che storia ha, perché quando poi la faccio agire e parlare deve essere coerente con la storia che ha avuto. E quindi mi rincuore il fatto che lo faccia anche tu, perché questo mi fa molto piacere, perché sì, è così. E poi l'altra cosa che sono curioso di chiederti, se perché quando scriviamo, soprattutto poi nel giallo, nel noir, dobbiamo avere secondo me delle scale, non si può non lavorare con scalette rigorose, altrimenti ci si perde di casa, e quindi immagino che questo lo faccia anche tu, però ogni tanto abbiamo anche il privilegio e il lusso di concederci di cambiare un po' le cose, perché se poi ti è capitato mai di fare fuori un personaggio che nel corso della storia non lo sopportavi più e l'hai voluto punire, l'hai fatto fuori, questo è ius vitae mortis. Certamente, un autore si vendica talvolta quei personaggi. L'hai punito. Sì, più di qualcuno l'ho punito, sì, a un certo punto era diventato ingombrante all'interno della storia, oppure no, non si comportava bene. Esatto, però dai, tu riesci a turbare sempre, e la tua maestria è... ci sono due pagine che ho letto 20 anni fa, che se ci penso ancora mi vengono la pelle d'oca. Mentre tu stai parlando della storia dei personaggi, mi hai fatto ripensare all'oscura immensità della morte, a due pagine di quel libro che mi ha fatto rivenire adesso la pelle d'oca. Allora basta, io devo fare rivedere la copertina del tuo libro, e verrà un altro inverno, che poi non è citazione, perché tu hai fatto qualche libro con titoli, con versi di canzone, questa non è, questa invece è un po' un motto popolare, non è il tornerà un altro inverno. Io avevo pensato all'inizio che fosse la citazione di tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, no? Invece non è questa, di Massimo Carlotto per Nero Rizzoli. Guarda, due ultime cose ti chiedo, perché insomma starei con te ancora a lungo, ma dai, internet ci impone tempi più contenuti. Quando torni a fare presentazioni di persona, quest'estate hai già cominciato a fare un calendario, un qualche giretto, perché ci sono mancate in quest'anno le presentazioni, no? Moltissimo. Per noi credo che anche tu non ti sia trovato bene, cioè questo è uno strumento necessario che funziona molto bene, però stare dentro in mezzo ai libri, le librerie, è un'altra cosa. Un'altra cosa. No, ho già fatto un passivo e domani riparto, faccio un mini tour di 3 giorni e poi ricomincio. E poco a poco stiamo ricominciando, una volta vaccinati si può ripartire, insomma, sì, con maggiore tranquillità. E con le giuste precauzioni, insomma, incontrare i lettori. Vedi venire un po' anche da queste parti, dai, che qua, soprattutto d'estate. Io so che tu sei un amante della Sardegna, e sul mare ti do, guarda, ragione, perché sul mare è l'unico posto che sul mare riconosco che può avere anche una superiorità, però noi ci abbiamo tante altre cose, dai, insomma, abbiamo... Io, guarda, la Sicilia conosco bene, cioè proprio come turista, l'amo moltissimo, ma ho una debolezza estrema nei confronti di due cose. Cibo e vino. Sì. Fate dei vini straordinari. Cioè, dei vini straordinari
E poi la cucina è pazzesco, questo crogiolo di culture che si sente proprio nei profumi, nei sapori, una cosa assolutamente esaltante. Io infatti Devo. io frequento in maniera abbastanza sistematica un'ottima pasticceria siciliana che c'è qui a Padova, vado alla Saccheggio. E ti fanno i dolci alla siciliana giù, cioè non ti fanno il cannolo finto, ti fanno il cannolo No, che no, 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 sono proprio veraci, proprio hanno. veraci. Allora, ecco, la seconda e ultima cosa che ti chiedo è di strapparti questo impegno. Vieni in Sicilia presto. Magari, volentieri, Vieni in Sicilia molto presto. volentieri. E qualche volta vuol dire che ci metterai in un tuo romanzo anche un po' di Sicilia, una pennellata di Sicilia, perché ci sta. Secondo me l'alligatore prima o poi un salto in Sicilia ce lo potrebbe fare, insomma, No? Dopo glielo chiedo. chiediglielo, perché con tutti poi gli intrecci malavitosi che gli capitano in questo, diciamo, abbiamo tantissime primazie per fortuna in tantissime altre cose, però sul fronte malavitoso anche in quello, ahimè, abbiamo, diciamo, un pedigree potrebbe essere di ispirazione. Vedi, queste sono cose che io, essendo palermitano, posso permettermi di dire, mentre invece se le dicessi tu saresti crocifisso, No, perché non lo puoi dire. Io invece che sono di qua lo posso dire, posso scherzarci su, posso scherzarci senza paura di posso paura del parlare politico. così del testa. Esatto, tu puoi Io parlare così e andare bene. Va bene, Massimo, allora è stato veramente un piacere grandissimo. Spero di vederti in Sicilia presto e ricordo a tutti i lettori, Massimo Carlotto e Verrà un altro inverno, grazie alla libreria Mondadori via Mariano Stabile a Palermo che ci ha ospitato e buona lettura a tutti. Ciao Massimo. ciao, grazie, Ciao. ciao, alla prossima.